love myself, I love kefir. Dove andiamo, signor? E come, se non lo sa lei, signor Magalli? A Papaveri e Papere, all'auditorium del Foro Italico, no? Avanti, ragazzi! Solamente una cosa, sì. Perché insomma l'hai inventato tu, ma almeno se io posso una volta permettermi. Ma sto a casa vostra. Signori, consigli per gli acquisti. Chi di spada ferisce, di spada ferisce, lo uso anch'io. Mazda CX-30 2021, il crossover con motore ibrido ISCA e ActiveX. Scopri i vantaggi degli incentivi statali e dei Summer Bonus Mazda, tua da 239 euro al mese. Per non fermarti mai, hai bisogno di energia, per tutti quei momenti che ti regalano felicità. Ogni giorno 19 vitamine e minerali di Meritene, con in più le proteine per rafforzare i muscoli. Non contare gli anni, falli contare con Meritene Forza e Vitalità. E a colazione Meritene Proactive. Vitamine e minerali per le mie ossa come calcio e vitamina D, proteine e magnesio per il tono muscolare. Meritene Proactive, chiedilo al tuo farmacista. Le famiglie hanno cambiato il proprio stile di vita. E Amadori si è evoluta con loro, con la linea qualità 10+. Pollo 100% italiano, tenero e gustoso, allevato a terra senza uso di antibiotici. Parola di Amadori. Ti serve più spazio? È ora di fare ordine con Vinted. Non tenere le cose che non metti più. Con l'app Vinted, fare ordine è divertente, facile e sicuro. Fai una foto, la carichi e vendi senza commissioni. Così liberi spazio in armadio e ci guadagni. Vinted, scarica l'app. Non lo metti? Mettilo in vendita. Un piacere unico con gli inconfondibili pezzettoni di frutta. Santa Rosa, da sempre, tanta frutta a pezzettoni. È bello sapere che ogni giorno possiamo esservi vicini. Giovedì 9 settembre inauguriamo 6 nuovi negozi poltrone sofà con il molto più di metà prezzo sui nuovi modelli a Marcon, Marghera, Olbia, Seregno, Trento e Vigevano. Poltrone sofà, autentica qualità. Esalta il gusto di ogni ingrediente. Scegli Olitalia, la marca preferita dagli chef italiani. Olitalia, la tradizione di domani. Fai felice tutta la famiglia con Sky Wi-Fi. Passa a fibra 100% fino a 1 giga. Premiata in Italia, connessione internet numero 1 per qualità-prezzo. A soli 24,90 euro al mese per 18 mesi. Chiamaci 02 50 50. Nonno, quei fagottini hai spaccato! Vorrei vedere, sono gli unici con cornflakes e cioccolato. Strabuonissimi, signor Balocco. Fagottini Balocco, fate i buoni. Tutto ha inizio da un impulso. Ma dopo un attimo
ti ritrovi a volare. Ed è allora che ti senti inarrestabile. Nuova Honda Jazz Full Hybrid. Da 17.500 euro con 5.000 euro di hybrid bonus Honda con incentivi statali e fino a 8 anni di garanzia. Dissetarsi in maniera sicura, pratica e divertente. Si può! 1, 2, 3 Stella! Ogni momento è quello giusto per San Benedetto Baby Tè. Teina no, gusto sì. San Benedetto Baby. Mamme tranquille, bimbi felici. Voto amministrativo nelle principali città, l'elezione del capo dello Stato, la situazione sanitaria, l'arrivo dei fondi del recovery plan e le riforme che dovrebbero cambiare il volto del Paese. Torniamo a raccontarvi tutto questo e molto altro dal 7 settembre, sempre su Rai 3, sempre alle 21.20. Vi aspetto! Bianca Berlinguer torna con Carta Bianca, da martedì alle 21.20, Rai 3. Eroi non eroi, bastardi fuori e dentro un cuore tenero. Qual è il problema adesso? Il problema è che non è facile vivere con me. Ti senti solo? Non lo so. Io lo sento che mi ami. Ma non lo capisci. Chi ci pensa a lui? Tu sei stato un sogno bellissimo. L'idea di perderti mi ha fatto rivedere le cose in maniera completamente diversa. Forse potremmo essere felici di nuovo. Sto per dirti una cosa terribile. Se ti fossi salvata solo tu, io sarei stata felice. In prima visione. Promettimi che li prenderai. Giuralo. I bastardi di Pizzo Falcone. Terza serie. L'ingresso in Rai è stato perché Arbore ti ha telefonato. Ah, guarda, è stato lui. Io infatti continuo a dire che lui è non solo il mio pigmalione, perché io non ero proprio nessuno, io facevo l'università, insegnavo pattinaggio perché per avere 2 lire facevo anche l'insegnante. E non avevo nessuna speranza di poter iniziare questo lavoro, che un padre generale, una famiglia proprio del tutto lontana dal mondo dello spettacolo, ma chi mi ci portava? Certo. Poi invece a Roma nasce questa strana cosa delle televisioni private, che era un po' un esperimento. Conducono questa mini inchiesta su questi certi aspetti, soprattutto dello spettacolo delle televisioni private romane, l'avvenente Mimma Nocelli e la sorridente Millì Carlucci. Siamo pronte subito. No, intanto, scusa, no, cominciare. Qui. Ecco, ti mettere davanti, non mi parlare. Poi il microfono insieme a metà, uno. In mezzo, non, in mezzo. Ecco, non lo tirare. Tu sei perfetta per lavorare in televisione. Beh, voglio provarci da grande. Ma chi ti ha inventato in televisione? Chi ti ha inventato? Mi ha inventato una persona che ha l'occhio lungo. Che si chiama un tale Renzo Arbore, mai conosco, sentito nominare, conosco. Che ti ha visto fare l'annunciatrice su una emittente privata locale. È nato un nuovo fenomeno, quello delle TV private. A Roma questo fenomeno è esploso da un anno a questa parte, a cominciare dal primo... Documentati se non sai io cose. Io lo sapevo benissimo, per una cosa secondo me non mi interessa. E di queste televisioni la maggior parte... Guarda, non mi interrompere, non posso... No, ragazzi, io mi interrompo. Milly rispecchia la ragazza sana, giovane, americana, un po'. Sì, può partire l'Ampex di Foxy Lady, l'abbiamo proposto la settimana scorsa. Un pezzo di...
un pezzo di Jimi Hendrix, del grande rock anni 65-75, un artista rock che proponeva proprio sesso sul palcoscenico e a cui è ispirata questa, diciamo, questa proposta teatrale del nostro regista Nicastro con le luci di Renato Re, coreografia di Nadia Chiatti. Tu una bellezza internazionale, lei è una bellezza internazionale. Beh, la Gallucci credo che sia emozionata. Credo di essere veramente emozionata dopo. Ecco, la... qualcuno dice che è sbagliato. Ma l'erotismo, l'erotismo può essere altrettanto grande o addirittura più forte il suo. Ecco, io ho letto una cosa, che tu quando eri ragazza non ti piacevi, cioè pensavi di non piacere agli uomini, insomma, di essere non attraente. Quando è scattato invece, quando è scattato il convincimento della tua bellezza? Mai nemmeno... No, ma non ci credo, dai, non è possibile. Ma è così Pippo, perché uno si fa un'immagine di sé quando probabilmente a 14 anni, a 15 anni, non lo so quando, e non riesci mai a vincere la sensazione che forse non sei mai all'altezza di quello che gli altri si aspettano, di quelli che vorrebbero, ma adesso che milioni di occhi ti guardano con molta attenzione e molta ammirazione, almeno questo complesso lo hai superato? Non sì l'ho o no? Ancora superato. Dimmelo tu come sono. Ma è bella Milly Carlucci o no? Ma sono è sincera. Una constatazione. Non sto cercando complimenti, no. È una forma di insicurezza, io penso. Allora, siccome io ho questa, avete capito, ho questo pallino dei pattini, e vi ho fatto vedere sino ad ora dei balletti fatti da stile ballerino, cioè che fa il suo balletto sui pattini. Però sapete che c'è una grossa moda venuta dall'America che è quella di ballare in discoteca sui pattini. Volevo farvi vedere come si può fare, proprio molto semplicemente, a fare questo, a ballare sui pattini in una discoteca. Ce ne sono moltissime anche in Italia. C'è qualcuno che vuole provare con me? Buongiorno signorina Carlucci. Buongiorno. Scusi, sono un po' emozionato, ma è un tale, sto sorridendo signorina. Carlucci, no. Si tenga su da sé per piacere. Le devo confessare che è un tale onore ballare con lei. Grazie. Perché noi in ufficio parliamo molto delle sue gambe, che sono delle gambe bellissime. Ragioniere, stia col mento. Non sono molto pratico, ho le mani un po' spugnate. Dal basso. Allora, uno, due, tre, quattro. Che deodorante usi? Mi ha piantato il basso metà giornata. 8. E poi si ricomincia. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male, mezza truccata e mezza luce. Baldazzi, non li voglio! Che avuto! Ancora su. Vedremo che cos'è capace di fare con una semplice bottiglia la nostra scommettitrice, che viene da Sulmona e si chiama Patrizia Camilla Carlucci. Chiamala, amore, sarà la tua birra. È la bionda al massimo, è la più fantastica. Come lei ci sorrende, bionda birra, la bionda più, la birra più ha, e la minore per sempre, chiamala minore, sarà la tua bionda, la tua birra lei sarà. Lei cercherà di segare la bottiglia a metà, un'impresa incredibile. E per riuscire nella sua impresa la signora Patrizia avrà bisogno semplicemente di questa specie di morsa, una ganascia, uh-huh, che servirà per bloccare la bottiglia, di un pezzo di spago, eccolo qua, un pezzo di spago arrotolato su questi bastoncini, benissimo. Non è che ne posso avere due nel caso si specchi. Sì, ci sono di sicurezza qua dentro, sì. E di questo contenitore pieno di acqua gelata, sì. Va bene? Uh-huh. E con queste semplici cose Patrizia Camilla, uh-huh, scommette, uh-huh, che in un minuto e 30 mm-hmm secondi riuscirà a tagliare in due, a segare quella bottiglia usando a mo' di sega quello spago. Questo sì, spago che io già le consegno. Sì, ma lei non mi dice quella cosa? Aspetta. Lei mi deve dire. No, non ci sto, non vale, non mi tratta in modo equale. Lei mi deve dire. Beh, incredibile. Ah, già, me lo deve dire. Me lo dica. Aspetti. Usando a mo' di sega questo pezzo di spago. Beh, una scommessa incredibile. Meno male. Dimmi, cosa posso fare io per poterti conquistare? Cosa deve fare un uomo per potermi conquistare? Beh, sai, io credo che le qualità
non conta il fisico, non... quello che conta è la personalità, per esempio la capacità di farti ridere, no? L'allegria del carattere, sì. La capacità di affascinarti, che so, con uno sguardo intelligente e languido. Senza occhiali, no? Perché, sì, senza occhiali, senza perché dietro le lenti non viene bene. Uno sguardo intelligente e languido e poi, che so, io rimango affascinata da un uomo che mi sappia sorprendere, che all'improvviso, che ne so, mi regala un fiore, un piccolo gesto, sì, no? Sì, una cosa ecco. Cosa così. Cos'è, viene fuori il fiorellino da qua? Cos'è, una penna magica? Ma che mi dai, una Biro, Bonolis? E te mi hai fatto levare gli occhiali? Ma aspetta un attimo, aspetta un momento, ma bugia, a me mi levi gli occhiali, e mi lui, eccola qua! Vabbè, grazie, a nome di tutti gli uomini che stanno seguendo questa puntata, ti regalo questa rosa. Ti parlerò d'uomo e sfoglierò una rosa bocca ansiosa che non conosco ancora. Ti parlerò d'amore con voce sospirosa, non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. Io trovo che una donna degli anni Ottanta adesso ha una dimensione completa, cioè passato il femminismo, passato tutto il periodo in cui c'era bisogno di affermare violentemente il fatto che le donne avevano un cervello, adesso è una cosa abbastanza acquisita. Abbiamo tutte quante capito che si può essere belle e intelligenti e una cosa non toglie niente all'altra. E il fatto di essere belle è poi qualcosa che ti aggiunge qualcosa in più, cioè il fatto di usare la tua femminilità, di usare il tuo messaggio. Diciamo il tuo body message, il tuo corpo come messaggio, quello che tu dici essendoci in un posto, essendo quella che sei, presentandoti, sorridendo, è un modo di essere donna, non mi trovo affatto. Chissà perché, va bene, complimenti. Chissà perché in televisione però finiscono sempre le belle e quasi mai le intelligenti. Beh, questa volta no, questa volta questa abbiamo reso maggio. No, io dico, cosa... no, finiscono quelle belle e intelligenti, ma quelle intelligenti soltanto non quasi non mai vero, vengono. Non è vero affatto, perché nello spettacolo internazionale ci sono un sacco di donne, per esempio attrici, non particolarmente belle, ma più che intelligenti, cioè oltre ad essere intelligenti, dotate di fascino, perché poi la bellezza femminile non è niente senza lo charme. Sei giù e non sai il perché. Se lui non c'è, ci sono io. Se vuoi parlare, se hai bisogno. Per la prima volta hai usato tuo filmato, dove tu sei come sempre operatore, regista, anche se abbiamo i tuoi amici qui spampinato, gli altri sono operatore, regista, montatore, hai messo una ragazza molto bella, dalla lunga gamba, molto sexy, ma che è anche prossimo architetto, presentatrice, giornalista. Cosa hai voluto fare? Un salto intellettuale di qualità? La donna non è più un oggetto per te? Non è mai stato un oggetto. Anzi, io ho sempre considerato la donna una cosa più alta che ci fosse proprio in tutte le cose che sono state create, compreso l'uomo. Per me la donna ha questo valore qui. Non ho mai pensato che fosse un oggetto. Ma però sei tu che adesso stringi. Io invece vorrei sapere perché. Perché tu sei un sex symbol? Sì, perché? Cioè, perché cos'è che... Secondo me sei un sex symbol perché per quello che trasmetti, forse istintivamente, alla gente, per questo modo di aggredire, anche per il tuo modo di muoverti, anche per il fisico, perché sei un quarantenne che non ha il fisico da quarantenne. Hai così una carica sessuale, anche probabilmente inconscia. E molto anche, diciamo, è dovuto al tuo fisico così dinoccolato, scattante da ragazzino, nonostante tu abbia 40 anni.
È un fisico molto curato, cioè molto seguito, perché rimanga in questo modo qui, oppure anche questo viene spontaneo? Beh, no, un fisico molto curato no. Sì, io appena un pochino di tempo faccio un po' di ginnastica per tenermi un po', diciamo, tonificato. Al di là del fatto che lui sia un sex symbol acclarato e riconosciuto in tutto il mondo, però è anche un attore che è veramente maturato negli anni, è diventato sempre più bravo. Brad Pitt! Buonasera, buonasera. Welcome. Per te. Ah, per me! Oh. Thank you very much. Please, please. What a well educated gentleman, eh? Ah, cioè così si comportano i gentiluomini educati. Devo dire che è un pensiero molto carino. It's very, very nice of you. Thank you. Ah, thank you for having us. So, you're very famous. All the women in the world love you. I read that you, in some way, you're not very too happy of this sex symbol image, and you want to be acknowledged as an actor more than a sex symbol. But you seem to have everything, success and money and fame. So what do you really want in life? Listen, I'm doing it, you know? I'm doing it. This is what I want, and I'm very happy at it. And there's a trade-off, surely, with the road I've gone down. But listen, as long as you stay honest, it's okay. It's all right. Lui dice che sta a cuore della vita esattamente quello che sta facendo adesso. Lo sta facendo. Ci sono dei prezzi da pagare, ma finché uno rimane onesto e se stesso va benissimo. Ma tu sei stata all'Actor Studio di Los Angeles. Sono stata, è vero, studio, giuro. Sì, è vero, no, dimmi vero, la verità. Se, allora, io voglio sapere tutto di questa, di questo sistema di lavoro, di cose dell'Actor Studio. Tu sei stata lì a studiare recitazione. Sì. Ma è vero che a un certo punto ti dicono fai il panino e tu devi diventare un panino? Beh, no, vabbè, queste sono, è anche un po', c'è anche un po' di come ti posso dire, di folklore, no, su quello che succede. Però è vero che tu devi essere in grado di. E il discorso è che tu le cose non le devi recitare, le devi vivere. Allora, io sono l'attore e ti devo dare un ceffone. Esatto. Va bene. Io non ti voglio dare un ceffone, però come faccio? Che devo fare? Allora devi passare vicino alla faccia mia. Sì. Io in quel momento, tu sì, puoi andare anche così, sì, vicino, sì, prendo il colpo. Okay. Però devi prendere l'effetto, devi partire da lontano. Devo partire da lontano. Una botta che scusa, non finisce Veronica, più. Attenzione. Vado, una botta, sì, che non finisce più. Mi preparo? Sì. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Io vado. Guarda, l'hai visto, no? Ma lo faccio veramente. Va bene, lo faccio. Vai, vai. Con effetto sonoro, però, per favore, con effetto sonoro, perché sennò non certo, è divertente. No, allora, pronti? Io vado. Vai, vai. 3, 2, 1. Aiuto! Ho atterrato, Teresi! Sì, a un certo momento, 30 anni fa, mi avessero invitato a consegnare il premio e non a prenderlo, forse non ci sarei venuto. Ma adesso, ormai... Alberto, non ti vuoi separare da questo Davide, ma lo devi lasciare nelle mani loro, perché no, sono i vincitori. No, perché quando si arriva ad una certa età, e io ce l'ho, caro Benigni, si è talmente felici di vedere la felicità degli altri, e cioè è molto meglio dare che ricevere, pensa un po'. Bah, che bello! Allora, che avvenga questo passaggio, la statuetta! Tanto più, caro Benigni, io ne ho 7 tutti d'oro. D'oro massiccio, veri, all'epoca erano d'oro. All'epoca erano d'oro, via. Perciò ti consegno questo che non puoi... anche in un momento di rabbia fonderlo, perché non vale niente queste cose. Io non lo sapevo mica questa cosa. Che le devi d'oro, eh? Benigni tipo faceva Benigni? Pazzo più un po'. Sì. Proprio. Ma te l'ha combinata qualcuno che... no? Benigni me l'ha combinata di tutti i colori altre volte che ci siamo incontrati. Una volta che proprio non gli viene, non riesce a trattenersi. Sì. Facevamo, credo che fosse un cantagiro, una cosa di queste, sì, serie, questi programmi musicali, estivi musicali. Io presentavo, quindi io salgo sul palcoscenico, tutta brava, perfettina presentatrice, arrivo lì col mio microfonino, tutta bella, vestita carina, e non dovevo mica presentare lui, io dovevo fare tutta un'altra cosa. A un certo punto vengo abbattuta alle spalle da qualche cosa che mi è capitato addosso e mi sono ritrovata stesa per terra, leopardo, tra l'ilarità generale. Noi dovremmo avere un ospite che io non ho visto ancora da nessuna parte. Ah no, l'ho visto! Ehi, Roberto! Roberto Benigni!
stammi lontano. Dove vai? No! Sei per qualcuno può vedere? Un collegamento importante con Lino Banfi? Sì, Lino, sì. Ci sei? Sì, ci sono. Buonasera, Lino. Buonasera. Posso esserti utile? Ti sei perso, non so, qualche ospite? Segni, vado bene? Certo. Qualche ospite del tuo show? E ormai è diventata un'abitudine, mi sono perso Milli Carlucci. La povera Milli, oibò. Che dobbiamo fare? Io non so che fare, sto sudando. Ecco, ma non dubitare, stai sereno perché sicuramente noi te la ritroveremo. Meno male, sto sereno. Ciao Lino, ciao. Io ti saluto e allora chiederei alla regia, per chi si fosse dimenticato l'immagine della grande presentatrice, una foto della Carlucci per cortesia, eccola, anche straordinaria cantante. Chi non ricorda il suo cavallo di battaglia, la straordinaria interpretazione di Bye Bye Baby, momento veramente toccante per tutti noi. Bye bye baby, remember your my baby when they give you the eye. And just to show that I care, I will write and declare that I'm gonna lose, but I stay on the square. Send a rainbow to me, then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. E adesso per raccontare con la magia giusta e dovuta, come nella più bella delle fiabe, chiamiamo e sta arrivando la nostra principessa, Milli Carlucci. Buonasera, ciao, ciao a tutti. Beh, questa sera il mio sogno di bambina diventa realtà e finalmente anch'io per un momento, anche se solo per un momento, posso essere la principessa di un castello incantato, grazie alla grande magia di Disney. E grazie a questa grande magia ecco con noi dei carissimi amici Topolino, Minnie, Pippo, Pluto, Paperino. Grandi amici che questa sera sono emozionati di conoscere tanti nuovi bambini in tutta Italia. I sogni sono desideri in fondo al cuore, nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d'amore. Have faith in your wish and someday your rainbow will come smile at you. Non disperare. Sogno realtà diverrà. Ma come mamma com'è? Esigente. Esigente perché... Lei ha un maschio e una femmina? Ho un maschio e una femmina, sì. Perché mi sforzo di essere, pur con tutta la dolcezza di una mamma affettuosa, però una mamma che dia delle regole,
che siano quasi al limite dell'indiscutibile. E lei mi dirà, ma come? Allora vuole fare il dittatore? Ma perché io sono convinta che solamente mettendo dei punti fermi molto saldi, i bambini poi crescendo e lottando anche per affermare la propria personalità contro questi punti fermi che mettono il padre e la madre, diventano più forti. Ciao, ciao, ciao. Buonasera Nico. Buonasera, buonasera Pippo. Questo è un omaggio dei floricoltori di Sanremo, ma di tutti noi. La mimosa si avvicina alla festa della donna e poi noi festeggiamo stasera una donna per la seconda volta, mamma. Ah, Pippo, grazie dei fiori tra tutti gli altri liori conosciuti. Sì. Guarda. Mamma in tempo, è tutto programmato per fare il festival. Vero? Tutto programmato, in amore non si programma, Pippo, magari certo. Se riuscisse. Figlia di Milly Carducci, continui lei. Mia madre è una donna fantastica, è una madre fantastica. È un acrobata nel modo in cui si è gestita il lavoro e la famiglia senza mai... Perché lei ha un fratello anche. Io ho anche un fratello. Più piccolo. Senza mai far perdere nulla a noi. Non ci ha mai fatto mancare niente, nonostante il suo grandissimo impegno lavorativo. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata, sempre, sempre convinta, a volte un po' severa. E tu come concili il ruolo di madre e il ruolo di personaggio dello spettacolo? Cioè separi ora dopo ora, cioè momenti, no, oppure tengo, fai tengo un frullato? Due mondi, no, tengo i due mondi assolutamente separati, perché quando faccio la mamma sono mamma a tempo pieno e non lascio che i bambini vengano in nessun modo coinvolti nella mia attività di spettacolo. Purtroppo il trucco c'è e si vede. Sono tamponatissima, asciuttissima, capelli in ordine. Perfetta. Oh, bene, grazie. Ci stiamo preparando per un servizio fotografico. Questo è il necessario ritocco prima di fare degli nuovi scatti. E fa parte del battage pubblicitario di una trasmissione. Noi infatti stiamo preparando, anzi non una, ma tre trasmissioni che sono un appuntamento importantissimo in questo mese di giugno con la moda italiana. Dov'è? Sfilo io, perché come sfilo si io... Si fermi un attimo lei. Io detesto tutto e tutti, adoro soltanto la classe e la bellezza della sovraumana Milly Carducci. Grazie, grazie. Bene, ecco allora, per farle un piacere, caro Valentino, ecco mi piego un po' io per non farla sentire a disagio, ne abbiamo portate... Ce n'è un'altra di Milly Carducci, eccola. Buonasera. Qui. Buonasera. Oilà. Buonasera. Sono Milly Carducci. Ma cose dei pazzi! Due Milly Carducci! Due Milly Carducci! Sì, ma io sono la più bella, la più brava, la più veloce. Parlo così in fretta che non mi capisco nemmeno io. Tu mi capisci? Ma io sono Milly Carducci, e poi veramente quella che parla veloce è mia sorella, mica io. Io sono la più grande, sì. Quindi io sono quella che ha dovuto fare in tutto la rompighiaccio, no? A quella a cui era vietato uscire, quella a cui era vietato tutto. Poi dopo le sorelle si sono incamminate nel solco faticosamente tracciato. Ciao Milly e buonasera a tutti da Anna e da Gabriella Carducci. Come potete vedere dalle immagini, ci troviamo all'autodromo di Monza.
corsa da Monza a Milano per venirvi a salutare di persona. E così ci siamo riunite finalmente. Eccolo qua. Dobbiamo però dire innanzitutto il motivo per salutare perché Calvo è qui. Il motivo è assolutamente per essere trattato della bellissima città dei fiori. No, perché, è un gattino. No, lo dico da personaggio. No, perché Millie è la più chiara di tutte noi e parla sempre meglio di lei. Ecco, il motivo per cui sono venuto a presentarti qua è venuto a presentarti per cantare una canzone. Allora, sorelle Carlucci, vi vergognate o non vi vergognate? Ma di che cosa? Che questo ragazzo lo avete sempre trattato come il brutto anatroccolo. Ma chi? Ma di chi l'avete stai parlando? Sempre tenuto nascosto, ma io l'ho scoperto. E adesso il brutto anatroccolo è diventato un cing. Ma chi? Il vostro fratello, Carluccio Carlucci! Ma quando mai? Ma chi? Meglio, sì, ricopriamoci e ricomponiamoci, che mi sa che è meglio. Oh, allora. Andiamo. Non ho capito cos'è questo tic. Guarda un po'. Buonasera a tutti. Sono Carluccio Carlucci. Non ne potevo più. Ora che il pubblico deve sapere che esisto anch'io, nella famiglia Carluccio devo sapere tutti. Io intanto vorrei sapere, perché no, scusate. Dopo Caduccio. Io non lo conosco, io non so chi sia lei. Sono tuo fratello. Ma sì. Sono tuo fratello. Bravo Carluccio, quello Carlucci. Riesco a parlare veloce, devo essere per forza un Carlucci. E quindi sono tuo fratello Carlucci. Senti, parlaci di questo tuo sfizio sanremese, cioè questo sfizio di cantare. Come nasce in te? Nasce dal fatto che io adoro la musica, adoro le canzoni ed è bellissimo, anche se è una banalità perché è ovvio che è così, è bellissimo poter esprimere con tre parole, tre note, quello che invece per dirlo in un discorso, beh, ci dovresti mettere tutto un ragionamento, un discorso lungo e complesso. Tu ascolti molta musica, la balli? Io ascolto molta musica e la ballo e poi, non lo so, mia madre per esempio quando era appena sposata, io mi ricordo le andava, era l'epoca di Abby Lane diciamo, lei e papà andavano alle feste, ballavano e... io mi sentivo anche quando c'erano feste a casa e cantavano i motivi, quelli, il mambo, il cia-cia-cia, quello che andava di moda. So come si fa una canzoncina con una musichina e un po' di parolao. E so come si fa una sambegna con una canzoncina che parla di cacao. Cacao, 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 Augusto esagerà. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Quelli come lei si giocano tutto in un minuto. Il prossimo. Chissà, chissà, domani, su che cosa mettere le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria. Rimani i russi
faccio un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura, domani. Io devo dire che però la nostra storia è nata da una grande antipatia. No, davvero? Sì, 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 da una grande antipatia. Assolutamente. È così, vedi? Ma succede, succede. Sai di quelle cose che tu dici? Questo, per carità, mai più nella vita. Ma giura, sì, 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 nel sì. Senso che l'avevi visto dove? Nel senso che eravamo stati presentati da amici comuni, sì. Poi avevamo, sai, così provato, dice, ci vediamo, cose così. E lui dice che provava grande antipatia nei miei confronti. Io ho detto, ma pensa questa qua, questa che fa televisione, chi si ma chi si crederà di essere, chi sarà mai questa? Io dicevo, quello lì che arriva lì tutto sicuro di sé, che lui è da, così, l'immagine che proietta è di un uomo sicuro. Sicuro. Ho detto, guarda, ecco, mai al mondo. Andiamo con le palette, signori. Andiamo per con il tesoretto. Le palette. Andiamo con le palette, tranquilli. E ora. Vabbè. Vai. Quanti russi. Eve Zazzaroni. Dieci. No, vabbè. Fabio Canino. Ho un mutuo da pagare. Nove. Carolyn Smith. Dieci. Selvaggio Lucarelli. Nove. Guillermo Mariotto. Attento, Woo. Dieci. Peruzza Dali. Cento. Era cento. 48 punti. Quando tu accetti una giuria, la giuria ha un giudizio insindacabile. Cioè, per il fatto stesso che sia giuria, tu devi accettare quello che dice. Cioè, non puoi fare. Mi dice brava, e allora è una brava giuria. Mi dice non brava, io dico giuria, figlia di buona questo donna. Significa perché questo significa essere sportivi. Quindi, non è, no, questo non è giusto. Ecco, avete sentito, questo è l'applauso dei 7000 intervenuti a questa grande serata di festa per Chioggia. Tutti e 7000 sono qui per sostenere la nostra squadra, augurandoci che possiamo vincere questa quarta puntata di Giochi Senza Frontiere. E insieme al loro saluto e al loro applauso vi giunge un ciao calorosissimo da Milly Carlucci e da Michele Gammino. Ciao ciao a tutti! Accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Pino Calvi. È qui, è qui, perché se no... Ecco i nostri ospiti. Ecco i nostri ospiti, ciao. Ciao, ciao. Buonasera, buonasera. Beh, penso che li abbiate riconosciuti tutti, no? Lui è Guarducci. Guarducci, io non vado adesso per ordine. Guarducci, il famoso, famoso nuotatore, campione, detentore, ex del record europeo dei 100 metri, vabbè, ma poi è vincitore di tante gare. E poi qui abbiamo Milly Carlucci che è la conoscete, è bella, anche lei sportiva in un certo senso, per cosa hai fatto? Sì, pattinaggio artistico. Pattinaggio artistico, mai sentito? No, dico no. Ma che significa? Perché sì, pattinaggio artistico, però la ricordiamo perché recentemente ha presentato la trasmissione e giochi, devo dire che è stata molto giochi brava. Senza fammelo dire sì. Giochi senza, lo dico prima io, non so perché lo devo dire prima tu. Senza frontiere. Voi sapete che a questa trasmissione possono partecipare delle coppie che siano legate tra loro o da un legame di parentela, quindi mi pare siamo gli unici noi due, vabbè, o da un'affinità così di lavoro, di studi. In questo caso qui abbiamo appunto due tennisti, perciò è già il tennis che unisce lì, anche sono degli sportivi, ma c'è un legame anche credo di altra natura, no, di altra natura, cioè è sentimentale, no? Siete ancora insieme o siete insieme per questa trasmissione? Comunque siete insieme.
Ecco, ma quante volte lei è stata innamorata prima di sposarsi? Sul serio? Ma io dico, Marzo. No, no, vabbè. Ma proprio il 26 dovevo andare a toccare questi tasti. Ma prima di sposarsi le sarà successo qualche volta? Ma no? Certo che succede, perché poi. Ma io dico profondamente, seriamente, insomma, lei certo, davvero certo, coinvolta. Ma certo, e soprattutto la cosa che rimane indimenticabile è il primo amore della tua vita. Voi sapete che il tema di questa trasmissione è il regno degli animali. Io personalmente adoro gli animali. Non avrei sposato Sandra e Sandra non avrebbe sposato me, no, 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 non è spirito. Voglio dire che sì, anche Sandra adora gli animali, la cosa è stata reciproca, nel senso che tutti e due abbiamo unito le nostre vite e gli animali che avevamo. Ognuno fa un animale, scegliti un animale. Preso, è mio, è mio. L'animale deve ah no, un altro. Ognuno no, animale. Aspetta. Un altro. Ognuno sceglie uno a piacere. Pronti, eh? Vabbè, Lucy, presenta. Nella vecchia fattoria. Ia, ia, oh. Quante bestie ha zio Tobia, ia ia oh. C'è una capra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia oh. Tra le casse e i ferri rotti, ia ia oh. Dove i topi son grassotti, ia ia oh. C'è un bel gatto, gatto, gatto. C'è una capra, capra, fattoria, ia ia oh. No, perché io mi trovavo su uno dei campioni che appunto disputeranno la gara. Ecco qui un glorioso asino del famoso Palio di Alba. Aiuto! È un cavallo, ballo, va, va, ballo nella vecchia fattoria, ia ia. Oh. Dell'altra domenica. Ciao! Aiuto, Goethe! Billy, resisti! Ci scacciano! Aiuto! Per il tuo benessere hai Love Kefir di Sveltes, con fermenti lattici vivi, lieviti e veri grani di kefir.